esercizio. Sia cardinalità di x uguale n, cardinalità di y uguale k, due numeri naturali. Se non lo scrivo d'ora in poi, le lettere tipo i, j, h, k, m sono sempre riferite ai numeri naturali, se non scrivo. Cardinalità significa semplicemente il numero di elementi. In questo caso, quindi x ha n elementi e y ha k elementi. La domanda è: quante, questa è una domanda abbastanza semplice, funzioni iniettive da x a valori in y ci sono? La risposta non è così semplice, non è complicata. Allora, prendiamo per esempio un insieme di due elementi e qua ce ne mettiamo, cominciamo a metterci un numero variabile, mettiamocene uno. Quante funzioni iniettive da x in y ci sono? 2. 2. Nessuna! Ogni accede spara una feccia, bersaglio è unico. E quando arriva il secondo spara sempre qua sopra. E non è iniettivo. Se no quello che l'abbiamo detto, fare. È chiaro? Siete in grado di generalizzare questa cosa a n e k? Quando è che non ci sono funzioni iniettive? A n e k sarebbero dei numeri generici. Perché non è che li devo fissare per forza. Se risolvo il problema per n uguale 3 e k uguale 2, o che scusa, k uguale 5, x minore di y. Aspetta. Se risolvo il problema nel caso n uguale 3 e k uguale 5, allora ho risolto un problema. Se risolvo il problema quando la cardinalità di x è uguale a n, la cardinalità di y è uguale a k, quanti problemi ho risolto? Infiniti problemi, l'ho risolto nel caso gene. Ah, ecco come ragiono in matematica, ho ragione e cercare di dimostrare un caso, diciamo di risolvere un caso più generale possibile. Allora, dicevamo, qual è la condizione per cui non esistano funzioni iniettive? Non è detto bene, quando avete detto x minore di uguale di y avete... Quando? La cardinalità di x è minore o uguale alla cardinalità di y. Non fate scorciatoie. Il motivo per cui noi stiamo dando una nomenclatura esatta a ogni cosa è perché poi questa nomenclatura va usata. Perché se no si crea la scorciatoia mentale che hai capito quella cosa in quel momento come concetto, poi però non lo sai applicare. Quindi non è che x è minore o uguale di y. Che significa? Significa niente. Quando la cardinalità di x, che è un numero, il numero di elementi di x, è minore o uguale di elementi di y, allora ci sono le funzioni iniettive. Quando è che non ci sono? Quando la cardinalità di y è minore. Quando la cardinalità di x è maggiore di quella di y. È chiaro? Come in questo caso, vedete, due elementi di qua, un elemento di qua. Se qua ce ne metto 7 e qua ce ne metto 5, è chiaro, la difficoltà è la stessa. Spara il primo in funzione iniettiva, devo trovare avversari diversi. Spara il secondo, spara il terzo, spara il quarto, il quinto. Quando arrivo al quinto, andare al sesto, devo andare a colpire un bersaglio già colpito, per bene che mi vada. Questo si chiama principio della piccionaia. Stanno 5 piccioni. Pigeonhole principle.
se avete più piccioni che scatole, in una scatola ci dovete più piccioni. Scatole per piccioni, insomma, delle poste dove c'è. Box. Mettiamo più piccioni che gabbie, gabbiette. In una gabbia, in almeno una gabbia, ci dovete mettere più di un piccione. Quindi se avete più arcieri che bersagli e ogni arciere spara una freccia, almeno un bersaglio deve essere colpito due volte. Quindi cancelliamo, allora cominciamo a dire 0 se cardinale di abbiamo delle no. N se maggiore di K, se N è maggiore di K. Oh, mo si comincia a ragionare. Mo dobbiamo fare il caso se N è minore o uguale di K. Anzi, lo metto un po' più a destra perché mi servirà un po' più di spazio. Allora, facciamo prima un caso con dei numeri fissati. Allora, qua ci metto due elementi, qua ce ne metto tre. Quando è che due funzioni sono diverse? Sono diverse se almeno ci sarà almeno un arciere che nel caso delle due funzioni spara su bersagli diversi. Quello stavolta c'ha due frecce, una per la prima funzione e una per la seconda funzione. Se tutte le volte spara sullo stesso bersaglio, la funzione è lo stesso. È la stessa, altrimenti è diversa. Allora, prendiamo il primo arciere. Quanti bersagli va a colpire? Uno, nel senso che possiede una sola freccia, ma uno dei tre a sua libera scelta. Quindi lui può colpire il bersaglio che vuole, cioè tre scelte. E ne sceglie uno. Adesso prendiamo il secondo arciere. Quanti bersagli può scegliere di colpire? Due, perché uno l'ha colpito il primo, e quindi queste scelte, diciamo, in totale quante scelte ho? Prima ne avevo tre, poi ne ho due. No, allora chiamiamo gli elementi A e B e chiamiamo i bersagli 1, 2 e 3. Allora io posso avere F di A, elenchiamo F di A e F di B, può essere uguale, allora può essere 1, 2, non come insieme, diciamo, mettiamolo tra parentesi dopo. La prima coordinata è quella colpita da A, la seconda è quella colpita da B. Poi posso avere 1, 3. Qua è importante la coppia ed è importante pure l'ordine, perché se scambio l'ordine vuol dire che quello che metto al secondo posto è stato colpito da B, quindi sto invertendo. Poi posso avere 2, 1. Poi posso avere 3. Poi posso avere 3, 1, 3, 2, 3, 2. E quante possibilità sono? 6. Ah, su 6, non sono 5. Quindi le possibilità tra loro si moltiplicano. È chiaro? Quindi mettiamo il caso se n è uguale a 2 e K è generico. Adesso, quante sono le funzioni iniettive? No. Allora, mettiamocene
5 gli elementi qua. Stavolta quante diventano le possibilità? Vabbè, sono, non posso mettere tutte le corrispondenze. Quante sono? Sapete manco un dato? Ah, sono 20. Queste sono tutte le possibilità. Perché il primo ne poteva scegliere 5. E il secondo ne può scegliere 4. Quindi dobbiamo fare 5 per 4. E fa 20. Mo nel caso generale. Qual è la risposta? K per K meno 1. Adesso allora cominciamo. Quindi noi abbiamo capito che nel caso che n sia uguale a 2 e k è maggiore o uguale di 2, scusate, questo lo scrivo in fondo, il numero è k per k meno 1 quando n è uguale a 2, k è maggiore o uguale a 2. Va bene? Adesso andiamo a vedere quando n è uguale a 3 e k è maggiore o uguale a 3. Siccome io volevo far venire una cosa ben precisa, permettetemi, anche se bisogna cancellare, io lo posso fare sulla lavagna, di invertire KN, ovviamente. Quindi qua è K maggiore di N, qua ovviamente N per N meno 1 K. Allora, mettiamo adesso che la candidata dell'insieme di partenza K sia uguale a 3 e che in arrivo ci sia un numero di elementi maggiore o uguale di 3. Cioè aggiungiamo l'elemento C. Allora, supponiamo per esempio in questo caso ho il primo elemento A. Prima per sé, al C e A, quante scelte? 5. Il secondo? 4. Il terzo? 3. E le scelte tra di loro, sì? Mo sono 60, quindi inutile, non me la fate scrivere, se volete ve lo scrivete voi. No, non è il fattoriale. Perché ci manca per 2. Quindi, vabbè, qua è 5 per 4 per 3. In generale quanto sarà? N ecco, adesso se K è qualunque ed N è maggiore o uguale di K, N n meno 1 per n meno 2 n meno k, no, questo è n meno k,
n meno 3. I fattori devono essere k. Siccome inizio da n meno 0, l'ultimo fattore non è n meno k, ma è n meno k più. Questo numero, che è insomma, qualcuno l'avrà fatto lo scientifico, no? Quindi qualcuno dovrebbe pure conoscere. Si chiama numero di disposizioni di n oggetti a k a k. Si indica così, a volte si indica così, a seconda dei test. Professore, ma i numeri che vanno moltiplicati devono essere k, sì. Allora quello non dovrebbe essere n k 1. No, n meno k più 1, guarda. Sono 3. Inizia n, n meno 1, n meno 2. Finale è meno 2, no? Che è n meno 3 più 1. No, n meno 3 meno 1, che fa n meno 4. Ok? Allora, e corrisponde al numero di scelte che io ho estraendo k oggetti da un insieme di n, quando però l'ordine è importante. Facciamo un esempio. Ho un campionato di calcio a 16 squadre. Quanti sono gli incontri? Mamma mia. Un po', almeno il calcio dovreste conoscere. Quanti sono? Allora, campionato di calcio di 20 squadre. Quanti sono gli incontri? Il campionato di calcio attuale. Quanti sono gli incontri? Non sono 39. 38 sono le giornate. 380. Ogni giornata sono 10 incontri. Non sarà 20 per 19? Ah, 380. Perché? Perché tu devi scegliere la prima squadra e la seconda squadra. Per la prima squadra hai 20 scelte, la seconda ce n'è 19. 20 per 19 fa 180. È importante l'ordine? Sì. Perché Fiorentina-Catania è una cosa, Catania-Fiorentina è un'altra cosa. Fiorentina-Catania si gioca a Firenze, Catania-Fiorentina si gioca a Catania. È chiaro? Numero di disposizioni, in questo caso, di 20 oggetti a 2 a 2. Adesso, domanda difficilissima. Campionato di calcio, dopodomani decidono di ridurre il campionato di calcio a 18 squadre. Quante sono le partite? E quando fa? Allora, sono 34 giornate da 9 partite ciascuna, quindi sono 316. O 18 per 17, 136 più 180, 316. Aspetta. No. 300. 306, sì, avete ragione. No, perché 316 non può essere divisibile per 9 perché la somma fa 10. Quindi eh sì, perché è 136 ma è più 170. 170 più 136, quindi 306. No, siccome lui là aveva detto 180 più 126, perciò ma fregato. 180, 126 era sbagliato. Quindi sono 306, però sono 34 giornate da 9 partite cada. Ok? Campionato di calcio a 16 squadre, questo è più facile. Quanto fa? 240. Ovvero sia
30 giornate da 8 incontri. Quindi diminuisco ogni volta, diminuisci due squadre, diminuiscono due giornate. Ok, quindi questo è il numero delle funzioni iniettive. Quante funzioni invertibili? Quello suggettivo è più difficile. Sono. Allora, innanzitutto zero quando? Quante funzioni biunivoche ci sono? Zero se? Stavolta? Se n è diverso da gamma. Invece se n è uguale a k, quante sono? È facile stavolta. È un caso particolare, se la cardinalità di partenza e di arrivo sono uguali. Quindi non conta il mio ordine. No, no, conta l'ordine. Però dire iniettivo e dire invertibile è la stessa cosa. Perché se gli elementi sono gli stessi, una funzione iniettiva da un insieme di 5 oggetti in un insieme di 5 oggetti è iniettiva, ma forzatamente è anche suggettiva, perché ogni arciere colpisce un bersaglio diverso, quindi la colpisce tutte e 5. Quindi basta applicare questa formula, è la stessa di prima, quando k uguale n. E quando viene? N per n-1 fino ad arrivare a 1, e quindi viene n fatto di a. Infatti una applicazione iniettiva da un insieme di n oggetti in sé si chiama anche permutazione. Permutazione, tu scrivi sopra, per esempio, una permutazione degli elementi da 1 a 5. Che significa? Non si usa questa notazione, si mette tra parentesi tonde. È una funzione f di 1 uguale 3, f di 2 uguale 4, f di 3 uguale 1, f di 4 uguale 5, f di 5 uguale 2. Oppure puoi dire 1 va al posto 3, 2 va al posto 4, 3 va al posto 1, 4 va al posto 5, 5 va al posto 3. È iniettiva, automaticamente anche suggettiva, è invertibile. Si parla in quel caso di permutazione. Allora, quante sono le detto in altro modo? Quante sono le disposizioni di n oggetti a kk? N per n-1, per n-2, per n-k più. Quante sono le permutazioni su insieme di n oggetti? N fatto. Cioè, per esempio, le permutazioni su insieme di 6 oggetti? E quando fa? Allora, 5 oggetti, 120. No, 6 per 120, 720. Su 7 oggetti, 7 fattoriali, 5040. Su 8 oggetti, 40320. Su 9 oggetti, 9 per 40320, cioè 360 880. Dovrebbe essere questo. 10 fattoriale 3 milioni e 6, insomma quello di prima con uno 0 dopo. È così. Ok. Comunque è un numero che cresce velocissimamente con n, chiaro? Poi vedremo una formula per esiste una formula per determinare, per approssimare
il fattoriale per n è molto grande, no? Se io allora, con la calcolatrice non ho riuscito a calcolare, per esempio 1224 fattoriale, non me lo calcolo. Già 70 fattoriale va in casino, va in, a problemi. Perché va in overflow, può andare in overflow la potenza, perché stiamo a più di 10 alla 100. E quindi siccome là c'è la notazione scientifica, 10 alla più, se là in genere ci mette due cifre, quando arriva a 10 alla 100 non c'è. C'è una formula, di Stirling per n alla n alla meno n per radice 2 pi greco a n, e poi ci sono, si può approssimare anche per n. Però è un'approssimazione. Ok. Quante sono le funzioni suriettive? Questo esercizio cominciamo soltanto, probabilmente non ci bastano 20 minuti. Anzi, facciamo, questo lo facciamo eventualmente oggi pomeriggio. Vediamo, perché è un po' più complicato, bisogna... Però lo vorrei fare perché bisogna fare una parte, bisogna farla per induzione, quindi. Ok. Allora, questo è il numero che abbiamo calcolato prima, il numero delle funzioni iniettive da un insieme di k oggetti e un insieme di n oggetti corrisponde a quello delle disposizioni, quindi viene n per n-1 per eccetera eccetera fino a n-k, va bene? Esiste un altro numero che ci servirà per altri esercizi che possiamo invece cominciare subito, che è quello delle combinazioni. Di n oggetti k alla volta, oppure in italiano si può dire k alla volta oppure k a k. Che significa? Significa che stavolta io devo estrarre da un insieme di n oggetti, ne devo scegliere k che estraggo, però non è più importante l'ordine di estrazione, sono importanti soltanto gli estratti. Che relazione c'è tra questo numero e quello di prima? In effetti le estrazioni che posso fare sono diciamo ogni disposizione corrisponde a un'estrazione, però in realtà più disposizioni corrispondono alla stessa estrazione, perché siccome l'ordine non è importante, se io per esempio tra nei numeri da 1 e 5 estraggo 2, 1, 3 in ordine, oppure 1, 2, 3 è la stessa cosa. Allora, qual è? Questo numero si chiama CNK e non è difficile da calcolare, è semplicemente quello di prima fratto K fattoriale. Potete anche scriverlo come N per N meno 1 n meno k più 1 fratto k fattoriale, oppure potete anche scriverlo come n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k. Questo perché n fattoriale è il prodotto dei numeri da 1 a n. Quelli fino a n-k si semplificano con questi qua e rimane dnk e poi rimane k fattoriale sotto, quindi
primo caso è operare questo? Sì, cioè la, non si vede magari, ce l'avevo messo anche questo. Adesso spero che si veda meglio. Oh, questo numero si scrive anche, sempre in matematica, si scrive così, nk tra due parentesi tonde senza la barra in mezzo. Allora, come quando k e n sono abbastanza piccoli, come si può calcolare questo numero? Non è difficile, è utile da sapere. Allora, prendete per esempio questo numero qua. Questo qui è 7. E anche in realtà 7,5. Questo per il semplice fatto che 7, 2, il numero di combinazione di 7 oggetti è 2 a 2, è 7 fattoriale fratto 1 fattoriale per 5 fattoriale, ma è anche 7 fattoriale, diciamo, mentre 7, 5 è uguale a 7 fattoriale, 5 fattoriale per 2 fattoriale, cioè come vedete viene la stessa cosa, perché abbiamo scambiato i fattori del denominatore. Praticamente sarebbe a dire che il triangolo di Tartaglia non è utile, non è necessario disegnarlo tutto, potete disegnare anche la metà, l'altra metà è simmetrica, no? Cioè il triangolo di Tartaglia ha una simmetria rispetto all'asse centrale, quindi non ne potrei disegnare proprio metà, almeno quelli che stanno sull'asse centrale devo scrivere i numeri. Ok. Allora, come si fa a identificare chi è n e chi è k? Beh, n è la riga, la prima riga è 0, la seconda riga è 1, vabbè, e questa è la riga 7. K invece no, corrisponde alla diagonale, quindi qua k uguale 0, k uguale 1, k uguale 2, no? Questa diagonale, questa diagonale, questa diagonale. E qua k è uguale 7, per esempio. 3, 4, 5, c'è qualcosa che ho sbagliato, tre due, quindi funziona. Sei. Semplicemente stavo sbagliando a scrivere K, non ho sbagliato a scrivere triangolo. Infatti
7,1 fa 7, che è uguale a 7,6 che fa 7. Ok? Quindi l'ultimo uno in fondo non c'è. Quella sarà la 7, che è 7,0, diciamo k uguale 7. 7,0 uguale 7,7 e fa 1. Se fate i conti, 7 fattoriale sopra, 7 fattoriale sotto, poi c'è 0 fattoriale, ma 0 fattoriale fa 1. Perché 0 fattoriale fa 1? Perché io non devo fare il prodotto di niente, ma quando non faccio il prodotto di niente si parte da 1, non da 0. O comunque, prendendo la definizione di 0 fattoriale uguale a 1, quale cose tornano? E quindi vedete, avete anche il numero di combinazioni 0 su 0, 1 su 0, 1 su 1. Perché 0 fattoriale per definizione fa 1. In realtà che quello coincida, diciamo che il numero che sta all'incrocio tra la riga n e la diagonale k sia esattamente dnk andrebbe dimostrato. Ok? Andrebbe dimostrato e andrebbe dimostrato. Ecco, questo è il primo esercizio che possiamo fare per induzione. Allora, come si segnano la riga e la diagonale? L'abbiamo detto, no? Si parte da 0 e da sinistra o da destra, stessa cosa, per le diagonali. Esercizio. Nel triangolo di Tartaglia, il numero all'incrocio tra la riga n e quella che abbiamo chiamato diagonale k è di n, dnk. Questa è la mia affermazione. Allora, come faccio? Lo devo dimostrare. Allora, la dimostrazione funziona per induzione su n. Allora, lo verifico per un po' di righe. Sulle prime tre righe, per esempio, posso verificare facilmente che è vero, anche sulle prime sette righe, insomma, non è che 3 su 0, combinazione di 3 oggetti a 0 a 0 fa 1, 3 su 1 fa 3, 3 su 2 fa 3, 3 su 3 fa 1. La stessa cosa per quelli sopra, è facile da verificare. Allora, l'asserto, cioè l'affermazione, è facile da verificare. Ad esempio, se n appartiene a 0, 1, 2, 3, ho voluto verificare fino a 3, così, per sopra abbondanza. Adesso che devo fare? Adesso suppongo che sia vero per
la riga N, devo mostrarlo per la riga N più. Allora, supponiamo che siamo arrivati fino alla riga N e ci troviamo. Bisogna vedere che ci troviamo anche se passiamo alla riga N più. Allora, qual è l'uguaglianza che devo verificare? Allora, supponiamo di stare sulla riga N più 1 al posto K. Allora, io ci vorrei trovare DN più 1 K. Ma nel triangolo di Tartaglia questo come è definito? Come si calcola il triangolo di Tartaglia? Io ho presupposto che tutti conosciate il triangolo di Tartaglia. No, insomma, le superiori l'avete fatte. Come si costruisce il triangolo di Tartaglia? Ogni elemento è la somma dei due che gli stanno a cavallo. Allora, in particolare, dn più 1 k, di che cosa deve essere la somma? Questo chi è? 6,2. No, questo è n più 1 k, lascia stare che è 7,2, vabbè, 6,2. Cioè, in generale, se questo è n più 1 k, n k. Vedete, la diagonale non è cambiata, è la riga che scende di 1. 7,2, 6,2. Più di n k meno 1. Quindi questo però devo verificare che è vero, cioè basta mostrare chi, ok? Bisogna dimostrare questo. Se funziona questa relazione, allora, questi erano veramente dnk-1 e dnk perché avevo l'ipotesi induttiva. Facendo la somma, se mi esce questo, vuol dire che la coincidenza tra dnk e l'elemento che sta all'incrocio tra diagonale, eccetera, eccetera, nel triangolo di Tartaglia, continua fino alla riga n+. E quindi, per il principio di induzione, continua sempre. Allora, dobbiamo fare questa verifica. Per non cambiare lavagna, fatemi cancellare le prime due righe. Allora, io devo fare n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale più n fattoriale fratto, questo elemento qua chi è? Sotto, che ci devo mettere? K meno 1 fattoriale e poi insomma, io meno quando stanno davanti alla parentesi immertono il segno di tutto quello che ci sta dentro, non cominciamo a fare errori proprio grossolani. Uguale, come si fa questa somma? Si prende i due denominatori e si fa il un comune multiplo. Questa è una cosa che viene insegnata sempre in maniera errata e continuerà a essere insegnata in maniera errata, ma chi vi dice che sia il minimo comune multiplo qua? Io, a me interessa soltanto che quello che scrivo qua sia un multiplo sia di questo che di questo. Poi dopo, se si può semplificare, è un altro paio di mani. Non serve, allora, il minimo comune multiplo è una cosa che non è che sia inutile, ma se io sto sommando, per esempio, una cosa che ha per diciamo denominatore 12 con un'altra cosa che ha per denominatore 16, allora non prendo come comune multiplo 12 per 16, ma prendo 48. È chiaro? Perché i conti vengono più semplici, mi conviene
ridurre questo multiplo al minimo possibile. Ma spesso e volentieri, quando parliamo con le lettere, se qua ci sta, che ne so, ci sta scritto una parte, ci sta scritto A, l'altra parte c'è scritto B, prendi A per B. Se poi vai a sostituire dei numeri, se A e B hanno fattori A comune, quello non è il minimo comune multiplo. È chiaro? Basta un comune multiplo, non deve essere forse il minimo. Per favore. E qual è un comune multiplo sicuramente? No? Vediamo un po'. Qualcuno ha detto qualcosa. A sinistra ci metto K fattoriale, perché? Da quest'altra parte ci metto N meno K fattoriale. No, N meno K più 1 fattoriale. Anzi, visto che ci sto, lo scrivo come N più 1 meno K. Perché? Allora, guardate solo questi due pezzi qua. K meno 1 fattoriale chi è? Il prodotto di tutti gli elementi fino ad arrivare a K meno 1. K fattoriale chi è? Il prodotto di tutti gli elementi da 1 arrivare fino a K. Chi ce n'ha di più? E allora prendo questo qua. Questo è multiplo di questo con coefficiente 1 ed è multiplo di questo con un moltiplicatore K, moltiplicandolo per K. Chiaro? Stessa cosa dall'altra parte. Questo è il fattoriale di n meno k. Questo è il fattoriale di n meno k più 1. Non è solo maggiore, è un multiplo di questo è uguale a questo per n meno k più 1. Non è che diciamo che è 9 maggiore di 8, però 9 non è multiplo di 8. È chiaro? Quindi adesso prendiamo questo denominatore, dividiamolo per questo. Come si fa la somma di due frazioni? Che rimane? K fattoriale fratto K fattoriale rimane 1. Ci sta pure l'altro pezzo. Questo fratto questo quello fratto questo. No. Abbiamo detto prima che si può semplificare. Ah, allora fa 1. No. Fa n meno k più 1, però non è che è una cosa che io dico. Cioè non va per tentativi, no? Abbiamo detto che questo rispetto a questo è esattamente. Allora, questo è il prodotto dei numeri. Mettiamo che n meno k sia 7, questo qua sarà 8. Questo è 7 fattoriale e questo è 8 fattoriale. Chi è 8 fattoriale? È 1 per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7, 7 fattoriale per 8. Quando divido 8 fattoriale per 7 fattoriale mi rimane esattamente 8, cioè l'ultimo numero di questo prodotto. E chi è l'ultimo numero di questo prodotto? N più 1 meno k. Quindi ho n fattoriale, che è il numeratore, che moltiplica n più 1 meno k più, facciamo dall'altra parte adesso, questo diviso questo, adesso questo e questo se ne va, adesso k fattoriale fratto k meno 1 fattoriale quando fa? Fa k, perché k meno 1 fattoriale per k, che moltiplica n fattoriale. N fattoriale ce l'avevo messo in evidenza, quindi qua veniva più k. Adesso k e meno k si semplifica. N fattoriale per n più 1 fa n più fattoriale fratto k fattoriale per n più 1 meno k fattoriale. Questo qua, se ci fate caso, è esattamente n più 1 su k, o se volete di n più 1 k. Questa comunque, fatta in modo leggermente diverso, è la stessa, diciamo, se volete l'avete dimostrata alle superiori come identità che coinvolgeva le disposizioni. Scusate, io ho sbagliato qua a scrivere. Oggi sono un po' distratto. Queste non sono D, ma sono C. Perché vedete, c'erano tutti e due i fattori su. Non erano le disposizioni, ma erano le combinazioni. Ok. Quindi tutti il resto è tutto. Quindi
Come si trova il numero della combinazione di n oggetti a kk, ennesima riga, kesima diagonale, si fa l'incrocio e si trova il numero. Oh, vediamo una cosa prima di andarcene a rifocillarci. Dico solo questo e poi... Quanto fa la somma dei numeri su una certa riga? Per esempio, faccio la somma di questi numeri qua. Tutti i numeri della riga. Quella di sopra? Quella di sopra? Quella di sotto? Quindi quando fa la somma su una certa riga? 2 alla n. Questo, per esempio, se lo volessimo dimostrare per induzione, adesso è facilissimo. Una volta che sappiamo che la somma dei, diciamo, dei coefficienti binomiali n su k sono quelli che stanno sul triangolo di Tartaglia, allora nel triangolo di Tartaglia ogni volta che passi la riga alla successiva la somma raddoppia. Perché? Perché ogni numero compare in due somme, ogni numero di sopra compare sia a sinistra che a destra, quindi ogni numero di sopra nella, nei coefficienti di sotto ci compare due volte, quindi ogni volta la somma viene raddoppiata. Quindi se la somma dei coefficienti binomiali n su k per un certo n fa 2 alla n, diciamo la formula è questa qui, la scriviamo, ricaviamo un po' lo spazio e poi ce l'andiamo a mangiare. Allora, se la somma per k che va da 0 a n di n su k è uguale a 2 alla n, questo implica che la somma per k che va da 0 a n più 1 di n più 1 su k è uguale a 2 per 2 alla n, cioè 2 alla n per 1. Quindi, come dire, se questa formula funzionava per un certo n, funziona anche per il successivo. L'implicazione, come l'ho fatta, l'ho descritta prima a parole, questa somma coincide con la somma dei numeri sull'ennesima riga del triangolo di Tartaglia, ma sulla riga successiva la somma raddoppia, quindi basta prendere semplicemente ogni numero raddoppia, quindi basta semplicemente prendere la somma di prima e raddoppiarla. Quindi se prima faceva 2 alla n, adesso farà 2 alla n. Quindi la somma dei numeri, dei coefficienti binomiali tipo n su k per k che va da 0 a n, cioè la somma degli elementi sulla riga ennesima del triangolo di Tartaglia, fa esattamente 2 alla n per ogni n. Chiaro? Ok, ci vediamo tra un'oretta.